Stata i nostri due amici, ciao, i nostri due amici Domenico Simi e De Burgis, non importantissimo, De Burgis e poi Gian Francesco Chinellato, che sono qui il presidente, dell'associazione Poesia 2 Ottobre. La curiosità è che questo incontro è più o meno in coincidenza con altrettanti incontri, al stesso giorno, stessa data, no? Quanto ai Fiera di Campobasso e a Parigi c'è un altro gruppetto di associazione di poesia d'ottobre. Abbiamo fatto questo piccolo incontro, abbiamo organizzato questo piccolo incontro, nonostante in questi giorni siamo un po' impegnati come centro francescano, e intanto abbiamo appena avviato l'Università della Libera Italia che fa i corsi proprio in questa sala, in quest'aula. Fa parte della parrocchia, il parroco è proprio padre Roberto, dopo parlare di dire qualche cosa. E quindi ieri abbiamo fatto la cerimonia di avvio, diciamo, dell'anno accademico, come pomposamente si può già dire, di questa nostra università, che vede abbastanza iscritti, nella quale vengono cantati diversi. E lì c'è una giuria molto importante, formata, presieduta dall'assessore alla cultura Tiziana Agostini, poi fa parte la professoressa Tiziana Letizia Lanza dell'Università di Ca' Foscari, poi c'è Maria Luisa Bedendi, che è una poetessa, che parla voi del mestiere, forse di me, ma io sono qua solo per tanti anni, poi c'è Giuseppe Rigo, che è una persona critica, e poi qui presente c'è anche Lorenzo Cesco, che tra l'altro è anche scrittore, curatore di molte cose, e anche un oratore notevole per avviare molti altri che facciamo un centro. Ecco, queste sono le prime cose che abbiamo fatto. Ho voluto accettare anche questa occasione di incontro promossa dai nostri due amici, però attraverso la poesia, come attraverso tanti altri, possiamo comprendere quello che c'è oltre, quello che sembra la concretezza delle cose dettate nel vivere normale. E quindi anche un incontro con l'arte, pochissimo tempo come al solito, per avere un po' di migliori di cose. E quindi dopo le dire la parola al nostro padre ci aiuta a capire meglio le cose. Grazie. Ciao a tutti, ecco, in particolare ovviamente al professore De Burgis, professore Chinellato, ecco, che si prendono cura di questo evento, no? Di questa realtà importante che viene proposta qui oggi, la 23ª giornata mondiale della poesia. Penso che sia un evento importante, significativo, proprio perché la poesia ha, direi, un compito, una vocazione importante, direi insostituibile, necessaria in questo tempo in cui non c'è più il desiderio di pensare, di cercare la verità. La bellissima seconda lettura della messa di oggi andrebbe proprio ripresa, potevo fare anche la traduzione, no? Perché San Paolo dice così: tutto quello che è vero, puro, nobile, giusto, amabile, onorato, ciò che è degno di virtù, ecco, questo sia oggetto dei vostri pensieri, le cose nobili, pure, giuste, no? Cose onorabili. Ecco, mi pare che la poesia abbia questa funzione, questo compito di purificare anche la mente, di elevare il nostro pensiero, di cogliere la realtà nella sua essenza. Ecco, volevo, questo così breve saluto, citare una frase che mi pare importante di Francesco d'Assisi. Lui dice così, nel famoso cantico di Frate Sole: laudato sia il Signore con tutte le tue creature. E sappiamo, questa è una prosa ritmata, e Francesco la compone perché riesce a guardare la realtà appunto con un occhio penetrante, entra nella realtà profonda, no? E così facendo evidenzia la radice ultima di tutte le cose, o meglio della realtà intesa in senso ampio, globale. Dice: con uno sguardo penetrante, con occhio attento e vigile, con orecchio aperto e disponibile,
legge la realtà nella sua essenza più intima, ne coglie il respiro profondo, percepisce la voce sommessa e ascolta la parola che Dio ha pronunciato e attraverso la quale cosa è chiamata, non solo, ma anche tenuta nell'esistenza. Ecco, perciò ogni cosa chiamata all'esistenza, qualunque, bisogna dire anche le circostanze, ci svelano almeno in parte il mistero di Dio, la sua intima essenza. Dialogo di promozione del pensiero nobile, come San Paolo ci ricordava questa antica messa. Bene, grazie allora. Grazie. La Giorgia adesso. Fare una scritta. La Giorgia. Sì, è vero. Niente, volevo dire che la poesia è comunicazione, è un mezzo di comunicazione, come sono molti altri mezzi di comunicazione, come anche quelli moderni, l'email, sono mezzi di comunicazione, internet, ma altra comunicazione un po' più elevata è proprio questa, la poesia. Poi so che l'amico Domenico, il professor Domenico De Burgis, mi ha già fatto qualche lezioncina anche per telefono. Grazie. E darei volentieri la parola a Giorgia Polastri, che è nota poetessa